Confermato il dato della Germania, mentre in Italia deludente il dato sul mercato del lavoro, nel senso che continuano ad aumentare i posti fissi. Questo è un dato positivo, evidentemente. La decontribuzione che parte da gennaio per tre anni per chi assume a tempo indeterminato e il Jobs Act che è partito a marzo stanno avendo l'effetto di trasformare molti contratti da tempo determinato o contratti di collaborazione in tempo indeterminato. A luglio il saldo fra i posti a tempo indeterminato persi e quelli invece creati è un saldo positivo per 27.000 unità. Le trasformazioni, e questo è il dato meno entusiasmante, di questi 27.375 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, solo 47 sono nuovi lavori. Il resto, cioè la stragrande maggioranza, il 27.328, sono trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. Anche qui, per non essere manichei, è positivo che un lavoratore da tempo determinato vada a tempo indeterminato. Certo che con la riforma del mercato del lavoro non crea occupazione, e infatti non si è creato occupazione, visto che i nuovi posti di lavoro sono solo 47. Il dato dei primi sette mesi comunque dell'anno è particolarmente positivo, cioè i contratti trasformati in tempo indeterminato sono stati 630.000, perché ci sono state 1.084.000 attivazioni contro 830.000 cessazioni nei primi sette mesi, e quindi questo è il saldo positivo di quanti contratti da tempo determinato a tempo indeterminato si siano attivati. Tant'è che anche l'INPS faceva notare come i nuovi occupati abbiano lavori sempre più stabili, cioè sono 4 su 10. Ci sono state appunto 952.000 nuove assunzioni, secondo l'INPS. Resta una confusione tra i dati dell'INPS, i dati del Ministero del Lavoro, e poi vedremo anche altri dati arrivare. Ma quello che è chiaro ed è certo è che appunto ci sono stati un numero impressionante di trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, ma un numero assolutamente esiguo, risibile, di nuovi posti di lavoro.